Salve popolo dell'internet e bentornati qui nel nostro canale Pinte di Storia, la divulgazione storica per tutti i palati. Quest'oggi sono qui con il mio carissimo amico Antonio. Antonio, saluta i nostri amici. Salve a tutti, anche se oggi è una brutta giornata, visto che Michele mi ha versato la birra sul tavolo. È stato, qua c'è la macchia, è stato un crimine imperdonabile, brucerò all'inferno solo per questo. Di cosa volevamo parlare oggi? Beh, volevamo parlare di una cosa un po' curiosa, ti faccio una domanda. Secondo te un film che non è ambientato in un contesto storico può diventare una fonte storica? Ma non lo so, di che film stiamo parlando? Parliamo del primo film di Don Camillo, un romanzo che fu scritto da Guareschi nel 1948 e che fu portato alla ribalta cinematografica dal regista francese Duvivier nel 52. Ma non ci devi dire il riassunto della trama, no? Ovviamente no, perché sennò qua il format va completamente a scatafascio. Però è un caso molto interessante in cui la divulgazione storica si può avvalere di un mezzo inaspettato. Perché effettivamente in quel film sono presenti tantissimi riferimenti storici di quel periodo preciso che all'epoca tutti quanti riuscivano a cogliere perché era l'attualità ovviamente. Invece adesso, a distanza di molti anni, questi riferimenti si perdono nella narrazione generale del film. E allora, visto che a noi non piace farci i fatti nostri, vogliamo ammorbarvi con queste notizie storiche, oggi parleremo di Don Camillo e l'Italia del dopoguerra. Precisa, perché siamo alle soglie dell'estate del 46, ci sono le elezioni comunali ed è un momento cruciale per la storia italiana. No? Quelle elezioni, infatti, sono un riferimento molto preciso al referendum che si svolse in Italia quell'anno, quello del famoso 2 giugno, che dette all'Italia la forma repubblicana che oggi conosciamo. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e la caduta del fascismo, infatti, i partiti politici italiani subito si posero il problema di indire un referendum per far decidere al popolo se volevano continuare ad avere una monarchia sabauda, che era fin troppo compromessa con il passato regime fascista, o un regime repubblicano. Tra l'altro quelle elezioni furono molto importanti anche per un'altra ragione. Per la prima volta in Italia le donne potevano votare. E poi la presenza del re. E il ruolo del re in questo referendum fu importante. Sì, infatti, il re Sciaboletta, come era stato soprannominato Vittorio Emanuele III, decise di abdicare in favore del figlio, Umberto II, dietro stesso suggerimento dei filomonarchici, pensa. E perché? Che senso aveva? Beh, senso ne aveva, pensaci. Nel corso della storia, le abdicazioni di sovrani a favore dei loro figli hanno salvato tantissimi troni e famiglie dinastiche. E i Savoia, da questo punto di vista, la sanno lunga. Però in questo caso aveva particolarmente senso, perché la figura del principe ereditario non era affatto compromessa, anzi, era stato un protagonista eroico durante la guerra mondiale, non si era mai schierato con il fascismo, almeno non apertamente, e quindi poteva essere una figura carismatica che poteva condurre il popolo a votare ancora una volta la fiducia alla monarchia. Quindi era un'operazione che aveva perfettamente senso. Beh, comunque questo tentativo fallì, e infatti anche se solo con 2 milioni di scarto, alla fine vinse la Repubblica, anche se poi ci furono un sacco di discorsi su possibili brogli alle votazioni, pressioni politiche e non. Ma è un po' quello che accade in ogni votazione. Sì, è vero, però c'è da tenere in considerazione un fatto molto importante. All'epoca la possibilità che queste tensioni politiche sfociassero in aperta violenza erano ben concrete, si usciva del resto dalla guerra partigiana e da una guerra mondiale ferocissima. E tenendo presente questo, a Napoli, subito dopo che il referendum, i risultati vennero resi pubblici, ci furono scontri molto violenti che portarono anche alla morte di alcune persone. Quindi non bisognava sottovalutare il rischio di possibili guerre civili, cosa che infatti Umberto II valutò molto attentamente. Fu chiamato il re di maggio, però bisogna dargli, perché comunque durò molto poco, solo maggio, però bisogna dargli atto che almeno seppe fare una astuta mossa politica, quella di rinunciare comunque al trono, pur se considerava questa votazione, il referendum lo considerava abbastanza illegittimo. Sintetizzando, dal referendum e dalle successive votazioni uscivano grosso modo 3 partiti nella politica italiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Infatti,
A ben vedere, i due protagonisti di questo film, che sono Don Camillo e Peppone, incarnano benissimo due figure di riferimento politiche di quegli anni. Don Camillo, altri non è che Don Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare nel 1919, e che è stata una figura di grosso riferimento per gli esponenti della Democrazia Cristiana, mentre Giuseppe Bottazzi, detto Peppone, altro non era che la parodia di Josip, in italiano Giuseppe Stalin, che in Italia era anche detto Baffone. Ovviamente questa parodia era immediatamente riconoscibile in quegli anni, noi forse abbiamo bisogno di qualche riferimento storico un po' più preciso, però se a ben vedere sono caratterizzati esattamente come questi due personaggi, se metti a confronto le due foto sono identici. Beh sì, in effetti i riferimenti sono moltissimi, non si direbbe mai quante cose si possono imparare da un film anche così datato poi. Ti sta venendo voglia di vederli i film, eh? Quasi quasi. Poi hai parlato anche di un clima di tensione però. Sì, infatti. Che c'è anche nel film. Sì, sì, c'è un accenno molto veloce e molto velato alla vicenda della Volante Rossa. Prima diciamo la scena del film e poi spieghiamo cos'era la Volante Rossa. C'è una scena in cui si parla di questo posto chiamato la Bicocca che sta bruciando, dove gli sgherri di Peppone, tutti i militanti comunisti, avevano nascosto delle armi che volevano poi usare per la rivoluzione anticapitalista. Però questa vicenda è, come abbiamo già detto, un riferimento alla Volante Rossa, che era una squadra d'azione antifascista che operò in Lombardia, grosso modo, anche se aveva delle ramificazioni un po' nel centro Italia, dal 45 al 49. Che cosa fece questa Volante Rossa? Instaurò una specie di guerriglia anticapitalista da sola fino al 47. Nel 47 poi prese contatti ufficiali con il Partito Comunista Italiano, che lo utilizzò anche in svariate occasioni come servizio d'ordine all'interno delle manifestazioni del proletariato, come una misura di contrapposizione alle forze dell'ordine, che ovviamente erano schierate leggermente più a destra, quindi capisci che era una specie di mostrare i muscoli. Però, siccome poi le azioni della Volante Rossa divennero estremamente criminali, decisamente al di fuori della legalità, nel 49 molti suoi membri vennero arrestati, il Partito Comunista se ne lavò le mani, anche se aiutò gli alti capi dell'organizzazione a fuggire verso i paesi dell'est, che lo ricordiamo all'epoca erano paesi sotto l'egida sovietica, mentre tutti gli altri appartenenti furono lasciati a loro stessi e lasciati a marcire in carcere. Quindi insomma era un clima abbastanza teso. E la stessa, in un'altra scena del film c'è la signora Cristina, che è un'anziana signora ovviamente monarchica, che aveva votato per il re, per la monarchia al referendum, accusa i rossi di averlo mandato in esilio e lo fa con una certa acredine, quindi c'era ancora un grossissimo conflitto interno alla società italiana del tempo. Sì, no, infatti anche i miei bisnonni litigavano su questo, perché c'era sì. Mio bisnonno impedì alla mia bisnonna di andare a votare perché avrebbe votato repubblicano. Davvero? Vedi, storia di vita vissuta. E invece, appunto, l'ultimo re che fine ha fatto dopo aver accettato il risultato del referendum? Ni. E vi spiego perché questo ni. In sostanza lui promise, quando venne eletto re, di rispettare la volontà popolare. Dopo però, non è che rifiutò il risultato, semplicemente lo contestava dal punto di vista legale, perché effettivamente la situazione italiana era molto confusa, c'erano intere province che non avevano votato, alcune perché erano ancora sotto il controllo degli alleati, altre erano occupate, soprattutto quelle del fronte orientale, erano state occupate dalle milizie titine, quelle della Jugoslavia socialista, quindi insomma c'era una grandissima confusione e la polemica si protrasse per un bel po'. Però Umberto, dopo che ebbe ascoltato i consigli degli angloamericani che gli dissero papale papale, noi non interverremo a tuo favore, neanche in spregio delle leggi, neanche quindi se ci fosse stata una rivoluzione per abbattere il sovrano, loro non avrebbero mosso un dito. Quindi, per evitare al popolo italiano un'ulteriore guerra civile, e questo bisogna dargliene atto che è stato un gran bel gesto, pur se ufficialmente non ha mai abdicato e non ha mai riconosciuto il risultato del referendum, il giorno stesso prese il volo letteralmente da Ciampino verso il Portogallo. Quindi ufficialmente la monarchia sabauda non è mai finita in Italia. Ufficialmente. Infatti, teoricamente. Teoricamente, però, diciamo, nella pratica capisci bene che questa sua presa di posizione non ha avuto alcun valore. E invece quell'altra scena che non hai raccontato, in cui Don Camillo parla di Mariolino. Sì, che lo definisce spregiativamente tace emissario del Cominform. All'epoca, un riferimento importante. Certo, il Cominform era praticamente l'ufficio stampa dell'Unione Sovietica, infatti raggruppava tutti i vari
uffici propagandistici dei paesi aderenti al patto di Varsavia, con la grossa eccezione di Francia e Italia, che erano i due paesi dell'Europa occidentale con il più grosso numero di militanti comunisti al loro interno, quindi aveva anche senso coinvolgerli. Fu sciolto nel 1956, però perché fu formato? Voleva essere la risposta sia propagandistica che dal punto di vista economico alla dottrina Truman e al piano Marshall, che erano i fondamenti della supremazia americana nell'Europa occidentale. Quindi anche Stalin cercò di avviare il suo piano Marshall con questo Cominform. La cosa non riuscì particolarmente bene, però non ci dilunghiamo troppo perché ci sono tantissime altre cose che si possono dire di questo film, veramente il tempo non basta. Consigliamo solo di vederli. Sì, consigliamo di vederli, ci sono molti altri film tra l'altro, sicuramente ne parleremo ancora di Don Camillo perché è una fonte inesauribile di notizie. E ci sono anche dei libri che puoi consigliare su... Sì, allora anzitutto... questo periodo. Sì, anzitutto vi consiglio di guardare i link qui sotto che abbiamo messo nelle informazioni perché riguardano i risultati del referendum e molte altre notizie. In particolare per la vicenda di Umberto II vi consiglio un libro di Gianni Oliva che si chiama Gli ultimi giorni della monarchia, che è molto bello. Poi c'è anche un libro abbastanza vecchio di Eugenio Reale che si chiama Storia del Cominform. Poi per il resto comunque se cercate informazioni su Google, questo è un periodo che la storiografia ha trattato in abbondanza, quindi le informazioni non vi mancano. Beh, detto questo, direi che è tutto. Direi che possiamo concludere. Noi ci vediamo il mese prossimo con una nuova birra e con una nuova storia. Alla salute! Quack, 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 quack.